Mi stanno microfonando adesso. Vai. Potete entrare. Eccolo qua. Eccoli qua. Che c'è? Lui è senza. Attento al gelato mio, dai. Chiudiamo il microfono, eccolo. Allora, questa lo mettiamo qua. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene. Parlate sempre così a coppia, a trio? Sì. Più o meno. No, più o meno. Cosa ci presentate? Un po' di sketch? Sì, è uno sketch più o meno. Sketch comico. Uno sketch comico. Fatto, scritto da voi? No. Chi l'ha scritto? Abbiamo preso spunto da un programma televisivo. Da un programma televisivo. Quale si può dire? Colorado. Colorado Caffè. E allora, signore e signori, questo trios insieme a noi. Applauso! Grazie. L'Albinia Educational presenta L'Iliade. Chi non ha mai sentito questa celebre frase? Canta mia diva i peli d'Achille. Canta mia diva dei peli d'Achille. Del peli d'Achille. La protagonista di questa tragedia greca è la famosa Elena di facili costumi. Di Troia. Soreta. Mammela. Elena. Paride, portami via. Ho pronta la biga. Anch'io ho la mia biga. Caspita, abbiamo due bighe. Non possiamo più sposarci. Perché? Siamo bigami. Elena, non stressare. Sai anche tu che non mi piacciono le battute. Mamma mia, come sei pesante. Era per fare un po' di sarcasmo. Non sa cos'ha, non sa così. Elena, portami. Partiremo questa notte. Ci proteggerà il dio Marte e ci sposerà la dio Venere. Non è possibile. Perché? Di Venere di Marte non si sposa e non si parte. Sono travolgente. Travolgessimo già un'altra volta. Ma Elena era già promessa a Re Menelao, che il quale chiese aiuto a suo fratello Agamennone. Agamennone, dobbiamo riprendere la mia Elena. Sarà fatto, Menelao. Per arrivare a lei conquisteremo Troia, l'Asia, la Tracia e la Macedonia. Perché anche la Macedonia? Non viene, la Macedonia frutta. Ah, Agamennone, ultimamente hai problemi economici. Certamente. Madonna zio. Sì, scusate ma... Facciamo ridere davvero. Che trio! Adesso, come detto, niente! Vabbè, riavanziamo un po' sotto le luci, riprendete dove sta. Fate un altro applauso così ripeto. Grazie! Certamente c'erano problemi economici. A voi, a noi molti. Molti, perché per colpa vostra. Andiamo al ristorante e paga Medeo. Andiamo al bar e paga Medeo. Andiamo al cinema e paga Medeo. E per Agamennone il team urla! Agamennone, per sconfiggere Paride e riprendersi Elena, chiamò il grande Achille. Achille? Dimmi Agamennone. Se vuoi entrare in Francia. In Francia? Prendo con Grecia, siamo, Trovare il tre spazio del Renaldoro. Non ho capito. Trovare il tre spazio del Renaldoro. Hai capito? A chi? La conosce a Elena? Sì. Allora portala qua. La battaglia era cruenta, ma per spugnare canguri e formiche. Per spugnare. Manco io. Le mura nemiche. Per spugnare le mura nemiche. Usarono un ingegnoso stratagemma, il ballo di soglia. Cavallo di Troia, il cavallo! Io sogno cavallo di Troia e tutti i soldati sono entrati dentro di me. Minchia che dolore! Solo il padrone della stalla è stato Clemente. E chi è questo padrone della stalla? Clemente Mastalla. Elena! Paride!
guarda cosa ci hanno lasciato fuori dalle mura, un cavallo semivivente. Pinocchio? No, ma non è Pinocchio, è un cavallo. E se si muove allora, ma dondolo? Sì. Mentre fuori dal cavallo si ingolfava la festa, impazziva la festa, all'interno si aspettava l'ora fatale. L'ora fatale, madonna ignorante. Hai messo segno? Vedo. È qui, guarda, è qua. Soldati, questo è il momento propizio. Propizio! Questo è il momento propizio per attaccare. No, per favore, conviene aspettare. Ma siamo in un cavallo. Allora? Dobbiamo fare fretta e furia. Furia cavallo de bel che beve solo grappa! E così fecero. Conquistarono Troia e ad Erena la rapirono. No! La raparono? No! E mica te la trombarono? Sì! Venite qua. Allora, prima di tutto, quando vai a casa ora, tua mamma gli dici, fissami una visita dall'ottico. E abbiamo detto anche noi. Vero? Sì, ci vedo poco. Comunque, 10 decimi a tutte e due l'occhi, eh? Due? Sì. Allora, io ci vedo bene. 10 decibel? Sì. 10 decibel. Sì. Tu c'hai decibel, capito? Allora, misura. Tu sei? Alessio. Alessio? Paci. Facciamo un grande applauso, Alessio. Favorito davvero. Lui che ha lanciato subito, che ha detto il cielo, si giustamente. Tu sei? Alessio Forte. Stefano De Sini. E Stefano. Trios. Io ci sono scoperto all'ultimo momento proprio. Albina proprio pura. Sì. Roma? Albina. Avete preso lui da Roma? Sì. È venuto visto e preso. Turista? Più o meno. Più o meno che significa? C'ho qua da qui per le vacanze. Allora che è? Avanza. Turista. Mi sono scritti all'ultimo momento ieri, Beh, che c'entra? Bambina, sei residente? No. E quindi sei turista? Vabbè. Non si sente turista perché ti senti di Albina, di la verità. Abbastanza. Ecco, allora. Grande. Facciamole ancora un grande applauso. Come hai detto, mi fa il testo. Dammi un attimo il testo, fermi, perché c'era una battuta che ma... Qual era la tua? Le mie sono le uno. Le tue sono? Queste uno. Le uno. Allora, fammi... Vieni qua, vieni. Prova a parlare insieme a lui, tu uno e lui due. Questa qui. Ma questa si fa detta veloce, non mi riesce a niente. Si riesco. Dilla piano. Dovrai entrare a Troia e trovai allora i trentini che entrarono a Trento tutti e 33 tutte l'anno. Dai, prova a detta veloce. Vai. Con la luce c'è. Sempre la riga qua a Troia, dai, forza. È da prima che l'hai seguito. Ilio. Trovai entrare a Troia, trovai e trovai se non troverai la tra due. Faccio un applauso al Trios. Ora se le studia, va a casa, a memoria tutte. E da oggi che ci provo. E da oggi, adesso. Quante ore fa? Quante ore fa? Da stamattina alle 9:30. Pensa che mai hai studiato come qui, come adesso, vero? Più o meno, sì. Super giusti. Allora ancora un applauso al Trios, grazie, perché noi ci stiamo tutta la sera con loro. Perché...